un Parlamento sotto ricatto e hanno paura di non essere ricandidati e fanno di tutto pur di rimediare un posto da nominati. Io mi auguro che Mattarella non firmi, che si ricordi di essere Mattarella, perché io me lo ricordo il deputato Mattarella scagliarsi contro la riforma costituzionale fatta da Berlusconi quando era deputato, dire le regole si scrivono con i metodi giusti, i padri costituenti approvarono la Costituzione assieme, comunisti con democristiani, socialisti e compagnia bella, non sono questi metodi. Mattarella ha già firmato una legge incostituzionale una volta. Ci pensasse bene a rifirmarla una seconda volta, un'altra legge incostituzionale. Si deve ricordare che il Presidente della Repubblica è il Presidente di tutti gli italiani e non perché è stato votato da Renzi e dal Partito Democratico può fare gli interessi di questo partito. Ah, Napolitano oggi ci ha detto il peccato ma si è dimenticato di dirci il peccatore. Cioè, oggi Napolitano ha detto che il Presidente del Consiglio ha subito indicibili pressioni per mettere una fiducia che evidentemente non voleva mettere. Questo dice il Presidente Napolitano. Ci dica chi ha fatto queste pressioni, no? Perché è abbastanza pavido dire soltanto il peccato e dimenticarsi il peccatore. È 64 anni che sta nelle istituzioni, abbia il coraggio oggi di dirci chi è che ha fatto queste pressioni indicibili sul Presidente del Consiglio. Le conseguenze politiche di tutto questo? Noi dobbiamo vincere in Sicilia e dare una prima picconata al sistema. Speriamo di farcela, perché io ho capito che l'accelerazione della legge elettorale e Renzi l'ha voluta proprio perché è in difficoltà in Sicilia. E dato che lui potrebbe arrivare terzo in Sicilia, avendo paura di un'implosione del proprio partito subito dopo le elezioni siciliane, ha dovuto trovare l'arma di ricatto politico sui propri parlamentari prima dell'esito delle elezioni regionali. E così, è andata così. Lui c'ha paura, Dio, se arrivo terzo succederà un casino, tutti contro di me che sono il segretario. Bene, approviamo subito questa legge che mi dà il potere di nominare qualcuno e di non nominarne un altro, così li tengo tutti al guinzaglio. A me non mi interessa l'esito di una legge dal punto di vista numerico, il panorama. Mi interessa che il popolo italiano abbia la possibilità di scegliersi i parlamentari. Perché il Parlamento di nominati produce leggi che rispondono agli interessi dei partiti che nominano e non dei cittadini che di fatto non eleggono. Cioè, il Movimento 5 Stelle, questo bisogna pure capirlo una volta per tutte, non ragiona sulla base della propria convenienza. Fatto sta che questa legge è fatta esclusivamente per colpire un sistema tripolare, il Movimento 5 Stelle, che non fa alleanze. Mi interessa il diritto per i cittadini. Dicevano che anche l'Italicum ci favorisse, ve lo ricordate? Ci favoriva, ma noi ci siamo scagliati contro l'Italicum, presentammo pregiudiziali di incostituzionalità sull'Italicum, dicemmo che era una legge incostituzionale, Mattarella l'ha firmata e dopo qualche mese è stata bocciata dalla Corte Costituzionale. Quindi avevamo ragione noi. A me non mi interessa il risultato, vediamo questa legge favorisce uno o l'altro, per me è una legge incostituzionale perché viola il libero voto da parte dei cittadini, che è un diritto.